Com'è nato un controcanto in tasca? Ma un controcanto in tasca è nato in una maniera abbastanza così fortuita, no? Mi hanno chiesto un paio di anni fa di fare una conferenza in un'università sulla storia del jazz. Siccome io non sono uno storico del jazz, la cosa migliore mi era sembrata di raccontare semplicemente degli aneddoti senza entrare nell'ambito della musicologia. E di suonare qualcosa, poteva essere un modo forse più avvincente per avvicinare il pubblico. In realtà poi un controcanto in tasca si è rivelato essere non uno spettacolo sul jazz, perché in quel momento ero molto affascinato per esempio dalla musica di Carlos Gardel, dal ritorno alle origini del tango, da Alfonsina Storni, qui dalla poesia di Alfonsina Storni. Poi da lì pian piano è stato aggiustato, limato ed è diventato un vero e proprio spettacolo.